Beh, mi pare che Salvini sia in crescita e Renzi sia in discesa, cioè cosa ci può essere di peggio che avere a proprio fianco due ladroni come Verdini e Alfano? Cioè non si può immaginare niente di peggio che possa toccare a un essere umano, avere, essere imbottito come un panino tra virgolette, cioè, fra due politici, berlusconiani deteriori. Sì, beh, certamente. Cioè, allora, Berlusconi non c'è più, il compenso gli ha dato le sue schifezze peggiori, due scorregge fritte, da una parte Verdini, dall'altra parte Alfano, che lo stringono da... È una cosa asfissiante, asfissiante, totalmente asfissiante. Alfano è una puzza umana. Vabbè, poi dai, ritorniamo un attimo seri, no, anche per i telespettatori, che sennò se si vuole ridere, si ride, sennò torniamo un attimo seri. I telespettatori stanno bene, non è che ridono, no, ma perché, che vuol dire ridere? È una considerazione precisa. Renzi è un uomo di sinistra che fa fra due uomini di destra, quindi non c'è niente da ridere, signorina. No, cioè non c'è niente da ridere. No, aspetta, no, di fare certo la predica. Non c'è da ridere. Rida con altri. No, certo. Ho detto che sono due scorregge fritte. E sono due scorregge fritte. Sono due scorregge fritte. No, non io, può io offendo chi pare a me. Pagherò io. Si faccia i cazzi suoi. Si faccia i cazzi suoi. Offendo chi pare a me. La scorreggia non è un'offesa. È una realtà. È una realtà precisa. No, allora, lui, e che allora, si rida non c'è nulla da ridere, non c'è nulla da dire, è la verità, no, è la verità tecnica. È la sua opinione, è l'opinione di Gabi che rivendica, sono le sue parole. La sostanza per me è giusta. L'insufficienza è giusta. Sì, no, l'insufficienza dei due ministri. Permettiamo però a tutti di offendere tutti, no, allora. Vabbè, l'offesa ogni tanto ci sta anche in politica. Cioè, a me mi ha colpito perché due scorregge fritte, ma gli epiteti poi va bene, superiamo le basse, però ci ha detto però che l'insufficienza delle questioni in ballo e l'insufficienza politica c'è tutta. Il dato su Giachetti era questo: il ministro Boschi dice noi governeremo fino al 2018, c'è chi invece dice andiamo alle elezioni. Questo però fa capire però la fragilità che c'è in questo momento. Aspetta, andiamo in pubblicità e dopo salutiamo Dago, salutiamo sì, Dago, sì. E torneremo a parlare proprio della situazione politica e degli equilibri di maggioranza. Interni, va bene? Sì. A tra poco.